sul daci a pudar, e buttare il fiasco del vin, e dopo due ore che si rilei a trincar, a me viene in mente anche di pudar, che bel trincato, che brut pudar, che bel trincato, che brut pudar, che bel trincato. Stamattina sul daci a pudar, e ho perdu al rampelin, l'ho perdu perché son ciucà, al posto del pudar, che bel trinca, che brut, puda, che bel, trinca, che brut, puda, che bel, trinca. A mesi sorriva a ca, e la mia mamma la mappala per il rantelin, che l'ho perdu per colpa del vin. Che bel, trinca, che brut, puda, che bel, trinca, che brut, puda, che bel. Buongiorno a tutti, oggi volevo farvi vedere una ricetta molto semplice e veloce anche da preparare, a parte l'ammollo, e molto gustosa e anche una che dà un tocco insomma di originalità, essendo una ricetta etnica indiana. Allora, la ricetta è dei dosa o delle dosa, adesso non so se è femminile o maschile. E, che sono delle crepe molto simili anche nella preparazione alle classiche crepe che si possono fare a colazione, insomma. E niente, vediamo un attimo come si preparano. Allora, richiedono 12 ore di ammollo di riso e lenticchie, quindi vediamo un attimo gli ingredienti. Allora, abbiamo per due persone 50 grammi di lenticchie, 50 g di riso basmati. Io non avevo il basmati, ho usato il Sant'Eusebio, ma col basmati viene molto molto più profumato. Acqua, fieno greco, io uso semi di finocchio, e un pizzico di sale. Allora, ho già lavato le lenticchie e anche il riso, le sciacquate prima. Andiamo a mettere in un contenitore trasparente, così riusciamo a vedere poi. Le lenticchie, voilà, e il riso. Ok, e poi aggiungiamo un pizzico di sale, anzi anche un po' di più, anche due pizzichi, e mettiamo qualche seme di finocchio. In realtà si possono essere sia dolci che salate, per cui si può mettere pepe o quello che si vuole, insomma. Ah, un po' di paprika anche, che non avevo detto, un pochino di paprika rossa non piccante, e poi aggiungiamo acqua. Deve appena appena andare a coprire l'ammollo. Mettiamo un cicinino di più. Ok, e adesso dobbiamo lasciare in ammollo per 12 ore. Ok, trascorse le 12 ore, andiamo a frullare il nostro impasto, il nostro ammollo. Quindi andiamo a mettere col mini pimer, andiamo a frullare, o con un frullatore. A crudo va fatta questa operazione, so che sembra strano, ma diciamo che l'ammollo ha ammorbidito sia il riso che le lenticchie. Dobbiamo aggiungere un pizzico di bicarbonato, e un filo di olio. Proprio un goccino. E poi andiamo a frullare.
Ecco, a questo punto dovreste ottenere un composto vellutato, quindi non troppo liquido e non troppo solido. Se fosse troppo duro potete al limite aggiungere un filino di acqua. A questo punto adesso lasciamo riposare il nostro frullato, lo lascia riposare per mezz'oretta a temperatura ambiente coperto con una garza. Ok, a questo punto sono passati i 30 minuti. Andiamo a prendere una padella antiaderente, la ungiamo con l'olio, scaldiamo bene a fuoco medio-alto e poi attendiamo che la padella si scaldi. Ok, quando la padella è bella calda, andiamo come se stessimo facendo una crepe a versare un po' di composto nella padella. Vediamo, magari prima una mescolata, adesso qua non si vede, ma sto mescolando bene. E versiamo. E poi stendiamo. E lasciamo cuocere per circa un minuto finché non si solidifica il composto anche sopra. Ok, una volta che si è indurito si può andare delicatamente a prendere la crepe e girarla. Adesso questa non mi è venuta particolarmente bene, però se qualcuno è abituato a fare le crepe dovrebbe venire un pochino meglio di come è venuta a me. Facciamo cuocere ancora qualche minuto anche dall'altra parte. E voilà, a questo punto la versiamo nel piatto e la nostra crepe è pronta per essere arrotolata con della marmellata o delle altre spezie o prosciutto, qualsiasi cosa, può essere fatta sia dolce che salata. Facciamo la prova assaggio. Perfetto, buon appetito!